Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Allora, siccome il giovedì faccio uscire i video della vacanza, delle ferie, vorrei portarvi un secondo appuntamento settimanale, adesso vedrò, penso la domenica, dove vi dirò un po' gli aggiornamenti che farò alla moto o comunque gli accessori che mi serviranno in futuro. Appunto per questo oggi mi è arrivato una cosa che andrà a aggiornare i miei accessori, diciamo, che mi servono per i viaggi, ma non solo, perché comunque mi serviranno anche quando andrò in giro, che mi è arrivato appunto oggi da Amazon. Quindi andrò a scartarvi il pacco e al suo interno troviamo appunto questo accessorio qua, che è un interfono per il casco. L'ho trovato su Amazon, perché l'ho preso su Amazon perché comunque ho visto che comunque rispetto ai negozi costava molto meno. Ho detto proviamo a vedere, mi sembrava un buon prodotto, lo proverò. Tanto oggi vi farò l'unboxing e magari vedrò un po' di provare gli accessori. Andiamo a aprire appunto il pacco, la scatoletta. Vedete qua c'è il libretto di istruzioni, ci sono i vari mounts e i vari supporti. Qua c'è le cuffie con il microfono, ok, che è legato con questo, sembra abbastanza buona come cosa. Quindi questo vedete che è la centralina del nostro interfono. Qua c'è i vari cavi di ricarica, qua dovrebbero essere i velcri da attaccarci i microfoni, esatto, che andranno attaccati al casco. Ce ne sono un po', quindi penso ce ne sono 4, quindi 2 da attaccare, 2 di scorta. Ok ragazzi, installato, l'ho anche accoppiato al cellulare, devo dire che comunque si sente abbastanza bene. Che dire, sicuramente dovrò provarlo un po' anche fuori. Il prodotto, l'interfono è anche almeno waterproof, da quello sì, è waterproof. In teoria il range per parlare con un altro interfono arriva fino a 500-1000 metri, quindi bisognerà provarlo. Per me è il primo interfono, vedremo. Okay, devo dire che per me per il momento l'acquisto è stato un buon acquisto. Dopo comunque, ripeto, ci aggiorneremo più in là per vedere un po' il funzionamento. Ho visto già, ho fatto una prova di chiamata, ho fatto partire un po' la radio nel telefono e devo dire che si sente abbastanza bene. Basta regolare un po' il volume e poi il gioco è fatto. Quindi ragazzi, che dire, per 45 euro a me sembra davvero un ottimo prodotto. Il montaggio è abbastanza semplice. Ripeto, c'ha due tipi di agganci. Uno col biadesivo, che è quello che ho usato, visto che comunque magari il mio casco non era proprio adatto per la clip. Devo dire che comunque per 45 euro davvero mi sembra un bel prodotto, quando in commercio li troviamo come minimo 80 euro. Non lo so, io vi lascio comunque il link qua sotto se volete dare un'occhiata. Ce ne sono su Amazon anche di più economici. Io ho voluto stare su una fascia, diciamo, media come prezzo, per non prendere magari la super ciofecata. E mi sembra comunque anche di qualità come costruzione, tutto mi sembra molto valido. Vi darò un po' le sensazioni che ho quando lo utilizzerò e niente, spero che questo video vi sia stato utile. Faccio rivedere un po' la copertina della confezione, che vi fa vedere un po' quello che trovate dentro qua dietro.
Comunque, ad esempio, il mio casco è già predisposto per gli auricolari, infatti ho dovuto solo appoggiarli, c'è già il velcro. Se il vostro casco è già predisposto, è un attimo anche montarlo. Quindi niente, ragazzi, vi ringrazio ancora di aver visto questo video, spero che comunque questo prodotto vi possa interessare. Io l'ho comprato perché era necessario, mi è necessario soprattutto magari per le telefonate, mentre sono in giro magari mi telefona qualcuno e può essere magari anche una telefonata importante e poi mi serviva anche per il navigatore soprattutto quando piove perché giustamente non è che posso sempre guardare il cellulare. E quando piove ho la borsa coperta, quindi non posso guardare, non riesco a guardare e quindi mi serviva appunto anche per il navigatore. Quindi ragazzi, vi dirò successivamente cosa ne penso, come utilizzo e niente. Se siete curiosi andate a vedere il mio link e niente, vi ringrazio ancora. Alla prossima, ciao ciao!